io mi pongo subito una domanda. Chi è il governatore della Basilicata? Marcello o Gianni Pittella? C'è una domanda retorica, un po' provocatoria, ma il senso è che la selezione di questi assessori, sicuramente competenti, con curricula ineccepibili, fa riferimento alla rete di conoscenze, di legami, di relazioni che ha creato in questi anni Pittella, europarlamentare. Quindi diciamo che poiché i lucani hanno votato, hanno eletto Marcello Pittella governatore, diciamo non sarebbe male chiarire in modo possibilmente trasparente qual è il ruolo che all'interno del governo regionale ha svolto, svolge e svolgerà Gianni Pittella. Magari gli si può dare un incarico di capo di gabinetto di Marcello, oppure potrebbe entrare anche direttamente in giunta, in modo da, diciamo, eliminare appunto questa ambiguità. Ciò detto, diciamo, a me non dispiace la scelta che ha fatto Marcello Pittella in termini di rottura politica, perché diciamo nelle chiacchiere che si fanno in piazza la materia in questi giorni, quello che ho l'impressione sfugge al ceto politico PD di provenienza ex DS è che in effetti, devo essere volgare, gli Zebedei sono stracciati da queste continue, infinite trattative con bilancia di correnti. Sono cose che si discutono, si criticano da anni, ma da cui i generali, i colonnelli e sottotenenti non riescono a venire fuori. Quindi da questo punto di vista chi di noi guarda dall'esterno non può che essere parzialmente soddisfatto, con la precisazione di cui al punto precedente, della scelta che ha fatto Pittella. Quindi diciamo i mesi, i secoli di trattative infinite devono cedere il posto a modalità più trasparenti anche nella selezione di assessori e in futuro di dirigenti, di presidenti di enti e così via. Se questo è il primo passo verso una maggiore trasparenza, indipendenza da logiche correntizie di appartenenza, diciamo la scelta di Pittella da questo punto di vista va sostenuta. Poi ci sono opportunismi, c'è un approfittare della debolezza di questa fase del Partito Democratico, ma comunque occorre rompere, diciamo, tradizioni negative e incrostazioni. Mi viene in mente l'approccio a sottolineare la differenza di velocità che ha lo Stato Maggiore, il gruppo dirigente del PD, rispetto ai Pittella. Ricordo Speranza che in diverse circostanze ha valorizzato il suo approccio cosiddetto unitario. Io perseguo l'unità, ho lavorato per l'unità. Quello che sfugge, secondo me, a Speranza, ma anche a Folino, a Bubbico, è che l'unità in sé non è un valore. È l'errore che in questi anni ha compiuto il gruppo dirigente, paralizzando De Filippo, o De Filippo si è autoparalizzato, diciamo, non è importante il nesso di causa-effetto. La ricerca dell'unità, cioè della composizione col bilancino di tutte le esigenze, di tutte le aspettative, di tutte le aspirazioni, di tutti gli interessi presenti nelle correnti del PD, è stato un fattore deleterio nel governo regionale. Quindi, diciamo, l'approccio di Pittella quando viaggiano in aereo, e lo Stato Maggiore dei DS, degli ex DS, viaggia a cavallo del mulo. Se non aggiornano l'approccio, oppure se non si fanno da parte, i Pittella sono destinati a, diciamo, stravincere in questa regione, come già stanno facendo. Oggi ho letto l'editoriale di Lucia Serino, che mi è piaciuto, in parte, perché Lucia Serino è, diciamo, una sostenitrice dell'esperimento di Pittella, e direi che ha anche buone ragioni per, diciamo, assumere una posizione di questo tipo. Però effettivamente anche Lucia ha sottolineato, è stata forse la prima a sottolineare questi elementi di rottura, questa apertura oltre la dimensione provinciale e regionale, che è un fatto sicuramente positivo. C'è un punto, diciamo, non corretto nell'analisi che fa Lucia, che riguarda la corrente Antezza e il ruolo di Bradascio.
Il dottor Bradascio non è entrato nella giunta regionale non perché è un sì signora sì, è per l'esatto contrario, perché è un no signora no. Cioè, nella logica di clan familiare, che diciamo affligge questa regione e che è una caratteristica della sua dimensione politica, Bradascio non dava garanzie alla senatrice Antezza di, diciamo, coesione con le aspirazioni, gli interessi, le esigenze della famiglia, che invece sarebbero state meglio garantite dal fedelissimo Luca Braia. Quindi, diciamo, io Bradascio lo conosco poco, ho avuto modo di scambiare due chiacchiere in questi giorni per pura casualità, a me sembra che Bradascio sia un personaggio, diciamo, da valorizzare. Invece, rimanendo al tema correnti e dialettica tra province, mi ha colpito molto negativamente, ovviamente, il cosiddetto patto della Pignata, che era stato sottoscritto da alcuni maggiorenti del PD materano, che prevedeva, diciamo, un incasellamento tra consiglio regionale, postazioni d'assessore, eccetera, è fallito, come fallì anche il patto della Crostata, di ben più, diciamo, nobili intenti. Ma è emblematico questo patto della Pignata dell'arretratezza ormai politica, culturale del gruppo dirigente del PD. Perché, diciamo, lo schema prevedeva, se mai fosse stato realizzato, che la nuova giunta regionale dovesse essere di fatto per 3 o 4 quinti composta da esponenti dell'antico regime. Quindi, diciamo, più che rivoluzione democratica, si sarebbe trattato di una mezza barzelletta democratica. Ma, diciamo, il fatto stesso che si possa immaginare di concepire patti tra personaggi più o meno di rilievo, più o meno prestigiosi o più o meno andati fuori di cottura è, ripeto, emblematico di un approccio alla politica che è superato e, giustamente, coloro che hanno concluso quel patto, a parte Roberto Cifarelli che ha beneficiato, diciamo, di un'autostrada per giungere al Consiglio regionale, quindi i sottoscrittori del patto, coloro che speravano in un esito positivo, diciamo, si sono ritrovati, come si suol dire, fregati. E non lo ritengo negativo, pur essendo coinvolte persone come Enzo Santoquilco, con cui ho rapporti di amicizia di antica durata, ma questo esempio, il patto scellerato tra materani, lo ripeto, è un emblema dell'arretratezza del Partito Democratico di Basilicata in generale e della provincia di Matera in particolare. Da ultimo il Vitese, che oggi ha trovato uno spazio, diciamo, di prestigio sul quotidiano della Basilicata. Il Vitese per definizione è intraducibile, quindi diciamo che dobbiamo solo leggere la riflessione di Viti, riconoscergli il dovuto onore delle armi e poi, diciamo, augurargli una serena pensione dopo 50 o 60 anni, ho perso il conto, di, diciamo, dignitosa, discutibile, per questione di gusti, attività regionale. C'è un altro punto, se mi dai un minuto dico un'altra cosa, che riguarda il senatore Margiotta, uno dei più furbi della compagnia, uno dei più svegli, il quale è stato uno dei primi a, diciamo, scendere in pista per esprimere plauso alla scelta di Pittella, Marcello, Gianni. E naturalmente il senatore Margiotta è contento, esprime gioia, perché sono state tagliate le unghie alle correnti dei suoi avversari politici. Quindi, diciamo, il riferimento a Margiotta mi è utile per sottolineare che, diciamo, se si sta sostituendo una nomenclatura antica con una nuova nomenclatura, la strada è sbagliata. Se poi anche Margiotta e Pittella, da esponenti dell'antico, antichissimo regime, sono in grado di distaccarsi da quelle pratiche per avviare una nuova fase di governo, nuovi metodi, allora, diciamo, penso che avranno il sostegno dei cittadini e della pubblica opinione, ma, diciamo, non pensino però di farla parte, diciamo, degli innovatori rivoluzionari semplicemente per creare nuovi spazi aggregati di potere, diciamo, che li terremo d'occhio.